Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, che leggiadria. Praticamente, come voi sapete, da quando abbiamo la positività inside, e non dico a livello di buon umore, abbiamo un pochino problemi la notte, soprattutto con le bambine. Non dormono praticamente, hanno letteralmente cambiato gli orari e ovviamente anche io di conseguenza, perché è normale. Sono in contatto con altre mamme che stanno nella mia stessa situazione e siamo praticamente tutti nella stessa barca, insomma, quindi è una cosa passeggera, finirà però così. Allora, praticamente che è successo? Anche stanotte, appunto, sicuramente l'avrete visto perché faccio stories, faccio robe, insomma, sto in giro sul web e ci facciamo compagnia insieme. E ovviamente occupo il mio tempo anche lavorando, faccio altre cose, però fatto sta, comunque, purtroppo oggi ho battuto tutti i miei record. Sono riuscita ad addormentarmi, che erano le 8:30 del mattino, da che non dormivo dal giorno precedente. Mi ero svegliata alle no, 8:30 il giorno prima, di mattina, e sono riandata a dormire a quell'orario. Quindi praticamente stavo dormendo da una cosa come un'ora manco. Infatti ho un mal di testa che mi va da qua, arriva qua sotto il naso, non chiedete, però mi fa male tutto letteralmente qua. Oltretutto, in tutto questo, anche Zoe e Lara stavano dormendo da pochissimo, perché anche loro si sono svegliate, addormentate un sacco di volte. Lara addirittura ieri sera si è addormentata sul divano. Fatto sta, comunque riusciamo finalmente a dormire. L'unico sveglio era Ale. Raga, allora, a un certo punto io sento, dopo un'ora che stavo dormendo, quindi comunque il mio sonno era anche abbastanza leggero. Ah! Oddio! Passi! Bo, 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 bo. Il gatto che impazzito! Miau! I cani! Oddio, qua è entrato qualcuno a casa. Era ovvio che fosse entrato qualcuno a casa. C'era troppa agitazione di tutti. Non so come dire, è stato un attimo di panico. Poi ovviamente io ho avuto sicuramente la visione distorta perché stavo dormendo, ma vi assicuro che c'è stato un attimo di panico generale. Mi è bastato un attimo però per capire che cosa. Ho sentito un battito di ali. C'è un uccello in casa! Allora lì ho capito. Praticamente era entrato un uccellino, cioè praticamente dal nulla Ale, da che stava in cucina, si è ritrovato sulla scrivania sua, sopra la sua tastiera. Un uccellino vivo, vivissimo, e subito dopo Reginald che lo cercava di agguantare, quindi tutto nel giro di pochi secondi. Infatti noi abbiamo ritrovato piume ovunque. E praticamente questo uccellino, porello tutto spaventato, per sfuggire a Reginald, è iniziato a correre per tutta la casa. E dov'è che si è infiltrato? Non di là, che c'è camera nostra, ma di là, che è camera di Lara. E poverina, lei stava dormendo, però sentendo tutte queste urla, perché allora il fatto è questo: Ale stava cercando sia di salvare l'uccellino che di calmare Reginald, che comunque di non far fare troppo casino in casa, perché comunque un uccellino che viene da fuori comunque può portare sporcizia, malattie o altro, quindi non era proprio la situazione migliore del secolo. Quindi stava tutto cercando di fare qualcosa, però sto cavolo di uccellino volava anche veloce e non era piccolino, cioè era piccolo, sì, però non proprio piccolino. Sono stato quanto questo bicchiere più o meno, non era proprio piccolo, era bello paffutello. E adesso lo vedrete dalle immagini. E quindi ha iniziato, cioè è andato, si è conficcato in camera di Lara. E ovviamente abbiamo dovuto far togliere Lara. Lara poi l'ha sentito il rumore, si era già svegliata. L'abbiamo dovuta far sgattaiolare via. Ed è andata di là dove c'è appunto la camera dove stavo io Io ho e detto Zoe. ciao. Ciao ciao. Ed è andata appunto dove stavamo io e Zoe. Sia Zoe che Lara si sono riaddormentate poco dopo praticamente. E nel frattempo che io e Ale cercavamo di prenderlo. Però io poi ci ho messo un'ora a riaddormentarmi, però ecco come sono andate le cose. Questa è la clip. Sopra il letto di là, faccio uccidere un uccellino in casa mia. Cioè, ma sei poco che non posso dormire per questo. Sei cattivo, Reggie, non è un giocattolo. Quanto è piccolo? È quello che non li vedo. Ah, quello piccolo piccolo. E come si richiama un uccellino? Ma non penso che se gli fai chip chip arriva. Sta impazzendo, guarda la coda. Guardalo, guardalo. Lui sa dov'è. Ho paura che sia ferito. Davvero? Sì. Lo curo io, non è un problema. Aspetta. Oh, oddio.
Dio santo. Non ti ci mettere pure tu. Io guardo da lì. Non lo troviamo più. No, ma il gatto mi fa morire. Come sta impazzendo? No, anche a me. Ma a me non mi sembra che stia qui. No. Perché lui dice, vedi se è andato qui. Qua non c'è. Ma poi noi stavamo tutti dormendo. Ale ha iniziato a urlare, oddio. Quindi siamo spaventati. Niente. Non dovete chiudere in camera. No, vabbè, ma mica c'ho paura di un uccellino, no, bello mio. Chiudi la porta, leggi. Eccolo. Ciao. Sì. Allora. Oddio. Dai, ce la fai uscire? Devi uscire di qua. Chip chip. Dove andava? Sopra. Amore, ma quando bello. È piccolino. Di qua. C'è più piccino. Ok. Sei andato là dietro. Dalla porta. Sì. Pure, ma secondo c'è paura. Ok? Cioè sta morendo di paura questo qui. Pure. È aperto. Ti giuro che è aperto. Cippo. Amore, cosa sta facendo trasloco? Ci sta traslocando. Eh? Ale sta cercando di smuoverlo. Non lo tocca ovviamente. Però sta succedendo qualcosa con i richiami. Perché ho sentito lui che faceva chip chip e fuori c'è qualcuno che gli fa chip chip chip. Qualcuno della sua. La famiglia. Oh. Oh mio Dio. Io ho un'ora di sonno addosso, e sto a morire. Scusa. Io vi giuro sto a morire. Cioè sonno pure tu, Adira. Sì. Bene, ecco, come potete aver visto, per fortuna alla fine abbiamo combinato un casino in camera di Lara, perché abbiamo praticamente avevamo paura che l'uccellino a un certo punto, soprattutto verso la fine, si fosse schiacciato con i giocattoli, perché Lara aveva una sottospecie di cassapanca dietro al letto e Ale l'ha presa e tolta, però facendo rovesciare tutto ciò che c'era dentro, tutti i giocattoli che c'erano dentro, e sono finiti per terra. Ma il problema è che noi abbiamo pensato per un attimo che l'uccellino, invece di spostarsi, che era quello che voleva che succedesse, abbiamo avuto paura che si fosse messo sotto e quindi che fosse rimasto schiacciato. Quindi c'è stato un attimo proprio di panico, perché tutti abbiamo ammazzato un uccellino. Oddio, è morto questo, oddio, perché poi non faceva né chip, non niente. E invece poi, per fortuna, come si è visto dalla clip, per fortuna è spuntato dal nulla e, vedendo che la finestra era aperta, finalmente ha preso la via d'uscita e è andato. Io sono veramente contentissima, perché, cioè, mamma mia, non avrei mai voluto avere un uccellino sulla coscienza. Però questo benedetto piccolo intruso ha combinato veramente un macello, perché non si voleva far vedere nemmeno, perché aveva proprio paura, poverino. Infatti a un certo punto abbiamo dovuto prendere pure quel poverino di Reginald e chiuderlo un attimo nel mio bagno cieco, perché era talmente tanto agitato. Infatti si vede pure nelle clip iniziali che Ale lo teneva in mano, ma non perché non lo volesse lasciare andare o chissà per quale motivo, è perché se lo lasciava andare cercava di arrampicarsi a prendere l'uccellino, e noi avevamo paura che potesse far male all'uccellino. Infatti noi pensiamo, dato che non c'erano cose aperte, c'era soltanto una piccola finestra poco alzata solo per far entrare e uscire i cani, come solito, che sono liberi di entrare e uscire nel giardino quando vogliono, e dato che Ale era sveglio, pensiamo che non è tanto entrato volando, ma probabilmente è Reginald che, come ha fatto altre volte purtroppo, però in quei casi non erano vivi, e che li aveva portati certo nel giardino. Però può succedere, insomma, che sia stato Reginald a prenderlo. Però l'uccellino, dato che era vivo, è riuscito a scappare. E niente, fatto sta, Ale lo teneva in braccio, Reginald, per paura appunto che potesse fare qualcosa, però non si teneva proprio più, era proprio nervosissimo, e quindi per farlo anche stressare di meno l'abbiamo messo un attimo in bagno e poi l'abbiamo fatto uscire subito dopo, e appena l'uccellino è andato fuori. Ma non vi dico, cioè raga, oggi veramente è stato un incubo, non doveva uscire questo video, non doveva assolutamente, cioè ne ho un altro pronto a proposito, che oltretutto ne ho un altro ancora che ho registrato oggi ne registro anche altri, perché c'è un sacco di cose che voglio dirvi, voglio farvi vedere.
devo fare una cosa con l'area fighissima. Cioè, ci sono un sacco di cose, però, oh, raga, è andata così. E dato che io vi racconto la mia vita, non potevo non raccontarvi questo, che onestamente è stato assurdo. Più che altro, vi ripeto, la cosa più assurda è stata farlo tutto in condizioni mentali non buone, perché, ripeto, stavo dormendo. Cioè, è stato stranissimo. Io penso che chiunque conosca la sensazione del non ho praticamente dormito, sono stanca, eccetera eccetera, e quindi vivo le cose un po' così. Comunque, ci vediamo nel prossimo video. Amore mio, sarà più normale, giuro. Ma che ridere, porca miseria, che risate. Vabbè, a domani, amori miei, con un video decisamente più normale. Vi voglio bene e spero di avervi strappato un sorriso con la mia faccia super addormentata e questa avventura veramente strana con il nostro piccolo intruso in casa. Un piccolo intruso piacevole, eh? Più o meno. Love you.